Fermati, fratello. Solo il destino in fiore sulla terra è vero. È l'eterna storia della vita. Non è che un segno, messaggero dei lunghi silenzi che verranno sugli abissi. Le rose che nessun lutto addolora dormono e la strada ove la Roma loro si nasconde è tanto fresca. Con loro sulle bianche moschee e questa sera stellante che discende. I pavoni, accesi di rosse rose, stanno silenziosi innanzi a noi. Fratello, come fa freddo al cuore nel tempo della terza luna. Fermati, fratello, contro la morte stessa tu rinasci in quest'alba ideale del tuo sorriso, sorta dalla terra al cielo, fulgente. Questa lirica di cui vi ho letto qualche verso è tratta da un giornale, da un periodico, Uomini e Cose, del settembre 1921, ed è del poeta Rana Darianz, e si intitola Fratello più immenso. Il poeta Nazarianz, insieme ad altri poeti, ai poeti della via, sono tra coloro che hanno più di tutti condizionato, in particolare l'opera che questa sera presentiamo, curata appunto dalla casa editrice Palvision, e in particolare appunto questi magnifici versi di Piero Fabris raccolti con il titolo Pigmenti d'arpa, sistole e diastole. Appunto tra le influenze che Piero ha avuto sicuramente vi sono i versi di Nazarianz e in particolare l'essenza della cultura armena che Nazarianz ha trasmesso a noi qui a Bari, portando con sé un pizzico di Oriente, l'Oriente di Istanbul, l'Oriente che viene filtrato attraverso la conoscenza e attraverso le immagini di una tragedia, che è la tragedia del popolo armeno che ha pianto per primo nel secolo dei genocidi. Piero considera la figura di Nazarianz centrale all'interno della sua opera, sente questa figura come un nume tutelare, come un padre, e in qualche modo il padre, come sappiamo la psicologia ci insegna, viene indubbiamente ucciso, viene indubbiamente scarnificato mano a mano che i suoi versi procedono, ed è proprio qui la forza, una forza che viene dal simbolo, dai simboli continuamente evocati nella scrittura di Nazarianz e che Piero assume in se stesso e per se stesso. Nella lirica Arax, Fiume allo specchio, omaggio a Rana Nazarianz, Piero così scrive: dalla montagna della memoria il mago guarda serafico agli astri ardenti, instancabile scruta nella lunga notte, di gocce d'ambra e di rubini è la corrente dell'Arax, è un turbine di ricordi che cinge la pietra e feconda i giardini del gelsomino. Forte è il mago, arroccato tra pietre e tappeti d'oriente, canta alla luna con labbra tremanti nelle lunghe notti di gelo. La sapienza del mago è crogiolo creativo. Il grande male che cinge le urne è genuflesso alla mistica bellezza. È attesa nel giardino dei melograni. Tutto già appare. La dama celeste ha ciglia lunghe di seta. Il viso evanescente naviga in una chioma di capelli scuri
e silenziosa sorge smeraldina in un'alba di profumi. In questa lirica il poeta Nazarians diventa il mago, perché egli stesso veniva considerato e si evocava, si chiamava col titolo di mago. Innanzitutto perché mago, come l'etimologia stessa ci insegna, è colui che suscita le immagini in prima istanza. Il mago non è colui che crea delle immagini dal nulla, ma colui che lavora per evocare queste immagini, per ritrovarle all'interno della memoria, così come Piero ci ricorda, è un turbine di ricordi che cinge la pietra e feconda i giardini del Gelsomino. Questo richiamo forte alla pietra che è la pietra armena, che è il simbolo della cultura, della civiltà armena, è il Gelsomino. I giardini del Gelsomino sono uno dei simboli della cultura d'Oriente, così come Piero li vive e lo ripropone. Ma in questo suo viaggio mirabile all'interno della poesia orientale e all'interno del suo suscitare le immagini, lui stesso Piero diventa il mago, lui stesso diventa il creatore, il facitore delle immagini. Per questa ragione, una delle liriche, forse la lirica in questa raccolta più forte da un punto di vista della creazione delle immagini, è dedicata alla musa. La musa di Piero è Daniela e a lei è dedicato il canto di Urano. Quante vedove d'amore, mendiche del dolce bacio, attendono smarrite nelle tempeste di polvere il balsamo di rose sul dolore muto. Grappoli dolci evocano sogni rubati, ricordi custoditi, rupini tra cenci acri e rughe profonde, avvolte nell'abito della notte, costellato di uraniche fiammelle, vanno alla pozza con l'anfora sul capo e scottate dal segreto palpito, quasi uno spartito di melodie sublimi, accartocciato in gola, si affannano in un confuso labirinto di memorie, fonte rauca che giunge all'orecchio in un lamento indecifrabile. Occhi scintillano, il viso è pallido tra le carezze del plenilunio, chine sull'acqua, le loro lacrime tintillano sulla piana diafana e nei cerchi a tratti si intravede Miriam, dei cieli altissimi e madre. Liside la veste le protegge nelle azzurrine morbide pieghe dell'eterno pulsare. In certo oceano naufraghe si affannano estranee a se stesse. In questa lirica che voi avete appena ascoltato, le vedove d'amore rappresentano la femminilità più forte. Se volessimo potremmo ricondurre anche questa poesia alla essenza stessa della civiltà armena, della civiltà in particolare figlia del genocidio, figlia del grande male. Vedove d'amore però significa, per come io ho letto questa lirica, Piero mi correggerà se sbaglio, anche tutte le donne e tutti gli esseri umani che in qualche modo sono privati dell'amore, dell'essenza stessa, non di
di un amore specifico, ma nella sua integralità. E questo è un messaggio che Piero ci riconduce, ci restituisce in una forza incredibile quando parla di uraniche fiammelle. Cos'è per te, Piero, questo essere di Urano? Che cosa ci vuoi raccontare? Uraniche fiammelle, Urano e il cielo, per l'immensità. Allora queste donne sono la via, possono essere la via che conduce l'uomo con tutto il loro amore, l'amore più bello, più puro, conduce l'uomo all'elevazione. L'elevazione che apre, che schiude e non che chiude a ciò che è immenso. Per questo c'è questa scelta di queste donne che comunque soffrono perché sono vive di quello che è l'amore autentico, dell'amore vero. E quindi vanno alla corsa, vanno alla ricerca e portano in gola quasi come uno spartito, un pezzo di carta chiuso e accartocciato, lo portano dentro come un nodo alla gola. Invece hanno bisogno, hanno voglia comunque di amare, di essere madre, di essere donna, di essere donna nella pienezza. Questo è, si verifica questa lirica e si riconduce a tante liriche che Piero ha letto, che Piero ha ascoltato, di cui Piero ha sentito in qualche modo il messaggio. In particolare potremmo ricondurre questa poesia, questa lirica, ad alcune delle più belle che ci sono state offerte alcuni giorni fa molto generosamente, ad esempio dalla figlia di Michele Pellecchia, che oltre ad essere stato uno dei massimi protagonisti degli incontri dei cosiddetti poeti della via, è stato anche tra i più cari amici del poeta Nazarianz, a cui, diciamo, ancora una volta questa lirica in particolare e questa maniera di scrivere e diversificare, di creare ritmi e storie, Piero è assolutamente molto legato. Una di queste poesie è assolutamente, sembra a me, assolutamente palese nell'evocazione. Confessione si intitola la poesia che vi sto per leggere di Michele Pellecchia. Sorella, l'alba del nuovo giorno profumata di mirra e di incenso è prostrata ai tuoi piedi nudi, non temere, le ombre del peccato non contamineranno l'angelo invisibile che in te canta. Sorella, il tuo pallido volto è inciso nell'alba, l'ora fugge nelle onde celestiali, ogni profumo di miraggio a te porge i doni della terra. Il tuo cuore sognato castamente s'eterna e dalle selve se leva il cantico d'amore con dolcezza inesplicabile. L'ora fugge e tu sola rimani, tu sola rimani bella come una fiaba, col tuo volto ardente e fantastico, divinamente triste, senza lacrime. Sorella, non temere, le ombre del peccato non contamineranno l'angelo invisibile che in te soffre e canta. E questi versi, a mio parere, richiamano in maniera forte, in maniera quasi, in un filo rosso, incredibile, il richiamo che tu con la tua precedente, appunto con questa tua ultima poesia, hai cercato di dare del tuo amore, dell'amore che tu ricerchi e che in questa, nella tua donna tu hai trovato. Questa ricerca, che è una ricerca d'amore, che è una ricerca di forza, che è una ricerca non soltanto di un rapporto uomo-donna, ma che è una ricerca di compiutezza. E questo
a me personalmente fa venire i brividi, perché tu non conoscevi questa poesia fino all'altro giorno. Sembra che tu, come dire, abbia risposto 60 anni dopo la precedente poesia di Michele Bellecchia, sembra che tu gli abbia dato un complimento. E questa è la forza incredibile, io credo, del lavoro che tu stai cercando di portare avanti, di portare a termine, di costruire, nel ricercare chi sono, che cosa hanno rappresentato per questa città i poeti della via. I poeti della via, anche detta, anzi ci ha confermato la figlia di Michele Bellecchia, erano considerati dei pazzi o comunque delle persone da non seguire, delle persone da tenere lontane. La porta di casa di Michele Bellecchia era sempre aperta a tutti, ma non solo era aperta a tutti, era aperta ai poveri, ma Michele aveva anche una attenzione verso tutte le persone che non avevano studiato e cercava attraverso lo studio di insegnamento di dare la possibilità di crescere e diventare delle persone adulte, delle persone che degne di essere delle serie. Questo è la cosa importante, la cosa bella di questi poeti della via, che probabilmente non sono stati compresi, ma che hanno raccolto quello che era una specie di primavera, un soffio di vita nuovo, e che Rana Zarian, non so quanto in una conscia o inconscia, ha portato. Noi avevamo un tipo di cultura molto chiusa, molto provinciale. Rana Zarian ha portato invece una ventata nuova che è stata da lievito per tante persone. Grazie a Rana Zarian abbiamo Pasquale Sorrenti, ma abbiamo anche Peppino Santoro. Peppino Santoro, che era un altro personaggio che ha detto anche dai figli, era sempre in giro, sempre un ribelle. Ma un ribelle dentro, una persona che non si adeguava al conformismo. Era un uomo che cercava profondamente di capire e di trovare quel filo che univa la terra al cielo. In questo senso, anche in un senso, è tutta la poesia, che è una maniera per legare, per trovare ciò che è più nobile. Loro vivevano, quelli della via, questa poesia come se fosse un loro destino, un compito a cui loro dovevano assolvere. Lo facevano sentendo fortemente questa vocazione come un canto mistico che li univa al cielo più ampio. Sì, io a proposito di canti mistici, invece vorrei leggere una poesia che a me piace moltissimo, delle tue, di questa raccolta, che si intitola Campi mistici. Ancora una volta è una poesia che può avere tante letture. I papaveri sono ebri di sangue versato, i loro calici si intrecciano alle dita di paglia, il sudore è miele, in stille dolcissime adorna l'opale, si confonde alla rugiada, risplende tra i campi infuocati, tra le rughe e le gobbe di sabbia, tra le macchie frugate dal refolo. Il raggio di luna, fascia di perle e aurea d'argento, il sacro amore, rabbrividisce l'anima sotto i tappeti di foglie platino, coperte d'ocra e vermigli per le bocche della terra assetata. E bruciano gli abiti, si disperdono i veli preziosi, e dai ritmi carminio del cuore emergono care figure, nitide visioni, trasparenze fluttuanti, sollievo del deserto. Si estingue il pianto, l'albero si raddrizza superbo di fronte all'onda glaciale, il salmo nuovo ha il magico respiro dei germogli vibranti delle brezze marine. Questa poesia a me piace in maniera particolare perché, se da una parte
riporta la nostra attenzione ad un paesaggio che può essere il paesaggio della nostra contemporaneità, il paesaggio concreto delle nostre terre di Puglia. Così invece è un paesaggio orientale, un paesaggio che ci riporta ancora una volta al genocidio, che ci riporta ancora una volta alla distruzione di un popolo vagante, un popolo che ha pianto se stesso e che non è stato in grado di elaborare ancora a 100 anni di distanza il lutto profondo per la mancanza delle testimonianze, per la mancanza delle prove a favore del genocidio. Tutto quello che il mondo ha capito del genocidio armeno sembra rubato alle testimonianze, ai morti o ai superstiti che cercano, che hanno cercato in uno sprazzo di vita, continuamente negando se stessi e la propria raffigurazione, hanno cercato di dare testimonianza nel tentativo estremo di ricordare un proprio passaggio sulla terra. E a questa poesia che appunto abbiamo appena letto ne fa eco una lirica di Peppino Santoro che tu hai appena citato. In qualche modo il paesaggio pugliese può ricordare il paesaggio desertico dell'Oriente. Tramonti, tramonto in agonia, spande luce marcita. Una roca campana chiama a raccolta le speranze cadute, aspettando i domani. Si spegne il giorno, sommerso dall'alba che frana, e il passato accende i moccoli dei ricordi rimasti a farmi compagnia dietro l'ultima porta. Ancora una volta sembra veramente straordinario come Piero, che fino a questo momento non ha conosciuto i versi di questi poeti, dei poeti della via, in qualche modo riporta la sua attenzione e si è in grado di rispondere. In realtà nulla, se la vogliamo leggere diversamente, nulla è un caso. Però sembra letteralmente che le cose che Piero scrive siano una risposta a questi versi, a degli interrogativi che in qualche modo vengono fuori. Appunto Peppino Santoro, Michele Pellecchia, cioè, sono degli autori che anche io scopro e riscopro sono 3 giorni che leggo questo materiale, e per me non solo è una scoperta, ma è una scoperta anche dal punto di vista estetico di un senso pienissimo. Accanto a questa poesia che ho letto ve n'è un'altra che mi ha colpito immediatamente, Amarsi, sempre di Peppino Santoro. Notte di giugno, tetto di stelle, coro di grilli, a più voci spandeva sull'aia invito ad amarsi. Il grano era caduto, olocausto alla vita, falciato in un'ultima danza rituale, dal sapore selvaggio al coro dei grilli, invitante ad amarsi. E quindi ancora una volta l'amore e la falce. C'è una raccolta di poesie in dialetto barese, forse le più famose poesie di Peppino, che si intitola La falce taglia a crudo. La falce taglia a crudo. Non vi leggerò le poesie in dialetto di Peppino Santoro perché il dialetto barese non lo so pronunciare, però il titolo credo che sia assolutamente evocativo di che cosa significa nel percorso della vita, che taglia crudo
significa che non c'è una preparazione, è la falce, la falce della morte, ma è anche la falce della rigenerazione nei campi di grano, perché se la falce non tagliasse non ci potrebbe essere la rinascita, no? Le ceneri non si potrebbero bruciare le stoppie e non rinascerebbe, diciamo, la nuova vita, i campi non sarebbero pronti nuovamente. Ci tenevo a leggervi però una poesia di un altro nostro amico, del nostro amico editore Luciano, se riesco a trovare qui il libro di poesie di Luciano. Allora, anche Luciano è stato colpito dal nostro interesse per il genocidio armeno, per il popolo armeno, per la grande cultura armena. Probabilmente già lo era stato in passato, ed è stata, come dire, una fortunata, un trio fortunato questo che è venuto fuori tra Luciano, Piero e chi vi parla. Lui scrive una poesia molto bella che si intitola HN, non c'è bisogno di specificare chi sia questo HN perché è assolutamente intelligibile. Tu uomo, poeta della voce, dirompente portatore di cultura, contaminata da studi internazionali, contaminata da percorsi mai domi, senza sosta vissuti. Tu uomo, poeta dall'animo blues, con atmosfera nera del tuo essere melodico, portatore sano di pace, eternamente vissuta in una terra tua fin dal primo momento, tua fin dal primo istante in cui, con un fiore in mano, hai capito che lei non ti avrebbe più lasciato andare via. E per veramente concludere questa nostra chiacchierata, non posso esimermi dal leggere alcuni versi conclusivi del, probabilmente, di colui che ancora una volta questa sera fa sì che Carlo, Piero, Luciano, Francesca, i nostri amici Marinese, Rana, Maddalena, Germana, siamo tutti qui, che essere fratelli amare di Rana Zarianza. Tutto passa, tutto muore, essere fratelli, amare, essere fratelli, dividere il pane e il cuore, il destino della vita e il destino dell'anima, essere fratelli, dividere il sangue del cuore, il sangue dello spirito, il profumo delle lacrime, l'incenso delle preghiere, il calice, la sorgente di vita, la grazia degli dèi, i sogni e le rose, essere fratelli, amare. Tendere le mani profumate di pietà celeste ai vinti, essere fratelli, dividere il tetto, il sonno, essere l'asilo sicuro e accogliente dei feriti delle strade, essere la buona soglia, essere il buon sole, l'attesa sorridente per quelli della bisaccia, per quelli del bastone, essere fratelli, non dire mai venite domani, tutto passa, tutto muore, essere fratelli, amare, perdonare, profumare i cuori e i fiori del Calvario, essere il segno della croce sulla bocca e sul cielo, essere fratelli, essere semplici e puri, credere, amare, credere all'armonia e ai ritmi supremi, alla giustizia dei cieli, i poveri, credere sempre, le braccia tese alle cime, vivere bene, realizzare la propria anima, la carne e nulla. E poi chiudere gli occhi di carne e aprire quelli dello spirito, essere il bacio di pace sulla bocca dei morenti e poi a nostra volta sorridere, sorridere nell'ora felice della morte. Rana Zarianz, Piero Fabris.